L'informazione è importante in questo mondo, diciamo, di conflitto di interesse. Perché se non c'è, se non ci fosse, se tutto fosse gratis, ok, che te lo dava lo Stato, allora avevi il miglior trattamento, per cui non devi spendere soldi, e lo Stato magari aveva i medici pagati per fare il miglior trattamento, con Quality Center che controlla quello che fa il medico. Hai usato il miglior materiale, hai fatto la miglior pianificazione, no, ti tolgo la licenza, non operi più. Ma i materiali costavano troppo. Come? Te li do io i materiali che sono stato, perché non li hai usati quelli? Perché non hai messo 8 impianti? Perché non ne hai messo 10? Perché non hai ricostruito l'osso? E perché mi costava l'osso e non c'aveva i soldi? No, te lo sto dando io l'osso. Ma così non guadagno abbastanza. Ma tu sei medico, ti do lo stipendio statale. Non vuoi più fare il medico, fai altro. Okay. Quello è il conflitto di interessi, ok? Conflitto di interessi purtroppo genera la diffidenza nel medico. Che quello che mi sta dicendo forse perché è quello che gli conviene. E molti di quelli che fanno, che si accontentano di fare le cose alla bene meglio, sono medici che non sono disposti a fare anche i psicologi e i medici informativi prima ancora di iniziare le chirurgie. E l'informazione è la prima terapia, già che stai facendo. La calibratura psicologica del paziente è il primo step da fare prima di andare in sala chirurgica. Altrimenti lui non sa cosa sta facendo, non sa perché lo sta facendo, non sa quali saranno i risultati e quali saranno i rischi. Voi avete firmato un mazzo così di fogli prima della chirurgia. Se io prendo una cartella in mano, sono più di 60 fogli di informazioni lì. Tutti i consensi informati, con tutto quello dell'asteroide che può cadere, c'è tutto lì. Meglio in più che in meno.